uomini e donne potrebbe avere un intoppo davanti a sé. Il pubblico stava aspettando solo il giorno per l'inizio del dating show di Maria De Filippi, ma qualcosa sarebbe cambiato improvvisamente e ora la brutta notizia sta circolando. Tra l'altro Darla è stata una delle persone più informate sulla trasmissione, ovvero il blogger Lorenzo Pugnaloni, noto per le sue anticipazioni. E anche stavolta è stato il primo a scrivere una cosa importante su uomini e donne che deluderebbe il pubblico, se ci fosse la conferma ufficiale. Si resta in attesa di delucidazioni da parte di Maria De Filippi, che per ora non ha fatto diramare un comunicato. Ma vediamo cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane e perché i telespettatori non la prenderebbero bene. Uomini e donne, brutta notizia per il programma di Maria De Filippi. Ormai era stata definita una data come quella del possibile inizio di Uomini e Donne. Invece pare che Maria De Filippi possa ritornare in un altro momento. Spetterà a Mediaset dire l'ultima parola, ma Pugnaloni ha voluto rispondere ad un utente che gli chiedeva lumi sull'avvio della nuova stagione ed ecco spuntare la possibile sorpresa non gradita. Il blogger ha scritto: c'è la possibilità che slitti al 16 settembre NDR, e che Mai o Mai Destiny rimanga in onda un'altra settimana. Però mi informo meglio e vi dirò. Niente più inizio per lunedì 9 settembre, dunque, ma rinvio alla settimana successiva secondo queste anticipazioni. Non resta che attendere ulteriori annunci in merito. Intanto, conosciamo già i nomi dei primi tre tronisti di Uomini e Donne, Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Alessio Pecorelli. Poi la quarta dovrebbe essere il ritorno di Ida Platano.